nona giornata del campionato di Serie A femminile su Futsal TV, la casa del futsal di Serie A. In campo Bitonto Calcio 5 femminile e Gran Zet per appunto la nona giornata, la prima, l'ultima del 2021, prima del Natale, prima delle feste, poi si rientrerà in campo a gennaio. Bitonto in maglia gialla, Gran Zet in maglia nera, 16 punti a testa per le due squadre che sono scese sul terreno di gioco. Bitonto che arriva dal 4-2 di Francavilla contro il Tiki Taka, la doppietta di Taina Santos, sempre più protagonista di questo Bitonto, Lusileia e Tardelli, prima rete per il portiere del Bitonto in questa stagione. Dall'altra parte Gran Zet che è reduce dal ottimo pareggio a Pescara, 3-3 nel recupero della settima giornata. Una settimana veramente difficile, ostica per la formazione veneta, che ha affrontato due squadre che si trovano in alto in classifica, appunto come il Pescara e nello scorso weekend il Falconara. E allora siamo pronti per raccontare questa gara per il Bitonto. Tempesta di Ana Santos, Cenedese, Lusileia, Pezzolla, Tardelli, Lot, Diodato, Taina dos Santos, Otmani, Macchiarella, Pernazza e Pinto. Allenatore Marzio Santos. Dall'altra parte invece Busignani, Daiane Roscia, Gasparini, Grandi, Iturriaga, Longato, Mantovani, Gigi, Ricottini, Troiano e Gava. Allenatore Gianluca Marzuoli, prima stagione per lui con il Gran Zet, allenatore comunque di grande esperienza sia nel futsal maschile che nel futsal femminile. Una scelta che ha pagato il Gran Zet, Sano sta facendo davvero un'ottima stagione, quella di fidare la panchina a un allenatore molto preparato come Marzuoli. Gli arbitri sono Francesco Saverio Mancuso di Lamezia, Emilio Romano di Nola, il cronometrista Fabio Talaia di Policoro. Tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Da sinistra a destra dei vostri teleschermi la formazione bitontina, invece Gran Zet che attaccherà dalla destra alla sinistra. E allora si parte con il primo pallone toccato dal Bitonto di Ana Santos, subito verso Lusileia, di spalle va da Pernazza, scelta lei per iniziare questa gara rispetto al classico starting five. Palla dentro, poi Lusileia prova a cercare lo spazio per andare al tiro, Cenedese ci prova lei con il destro, palla schermata dall'estremo difensore della Gran Zet. Palla lunga di Tardelli verso Cenedese, Diana Santos, Lusileia. Lascia sfilare. Gran Zet che ora propone con Busignani. Occhio da Iane Roscia, palla riconquistata dal Bitonto, Cenedese, bella giocata nello stretto per l'italo-brasiliana Lusileia, riesce a toccare in direzione di Ana Santos, palla in anticipo, rimessa laterale Busignani, Troiano cerca da Roccia, è una bella sfida quella tutta verde oro tra la da Roccia e Lusileia, due giocatrici esperte.
che hanno sicuramente dato lustro anche alle rappresentative del proprio paese. La Roja che è arrivata quest'anno, 2 anni fa, dal Cagliari. È proprio lei che gestisce questo pallone, va col mancino addosso a Diana Santos. Da Roja, Busignani prova a calciare Iturriaga, di tanto ne esce poi la lungo linea di Pernazza, Lusileia non ci arriva, rimessa laterale per le venete con Giulia Ricottini, che ha subito rimesso in moto il pallone. Cenedese riconquista questa palla, ancora Cenedese prova ad allargarsi con il mancino, però non è preciso nel controllo del pallone. Allora si torna con il Gran Z che imbastisce questa azione del gioco. Troiano cerca la sterzata, la trova ancora Troiano, si accentra, la parata facile di Tardelli. Dall'altra parte corre Cenedese, l'anticipo da parte di Ricottini, si entra subito nel vivo di Bitotto Granzet, sfida importante, piani alti della classifica del campionato di Serie A. Cenedese si fa vedere, Diana Santos prova lei con il destro, la palla forse toccata termina fuori, infatti c'è stata la deviazione, sarà rimessa laterale per ragazza in giallo di mister Marzio Santos. Lusileia, Pernazza, fermata ancora Bitonto, Lusileia dentro, Chiara Pernazza, assist al bacio di Lusileia, Chiara Pernazza in spaccata, palo e poi il pallone è finito alle spalle di Ricottini. Il gol delle Bitontine che apre dopo neanche 3 minuti dall'inizio di questa sfida le danze, 1-0 a Bitonto, possesso a Granzet. Iturriaga cerca e trova dall'altra parte Troiano, la palla rimbalza troppo lunga per il laterale, 8 reti per lei in questa stagione, è la calcettista che ha segnato di più per il Granzet quest'anno, ex Real Grisignano Jessica Troiano, classe 93. Cenedese cerca Pernazza, l'autrice del gol dell'1-0, ha provato a girarla in campo ma il pallone è uscito, rimessa per la formazione allenata da mister Marzuoli. Da Roja riesce a gestire bene questo pallone, l'ha girato verso il centro dell'area, non c'era però Alessia Longato, entrata in questo momento sul parquet. Ancora da Roja, prova la sgroppata a sinistra, al centro poi per Longato, ne esce il Bitonto, Lusileia, Pernazza, un po' di confusione, prova a ordinare le cose Diana Santos, il lob lungo verso Lusileia, sfida con Busignani, alla fine Ricottini va a prendersi il pallone. Dall'altra parte Busignani, il pallone passa, prova Longato, ancora Longato in mezzo a due, il pressing di Diana Santos più Cenedese, Bitonto risolve, Lusileia, Diana Santos, Cenedese, tocco di Iturriaga, Cenedese, Diana Santos, poi da Roja, prova ancora lo scatto, l'allungo, ma è attenta Diana Santos. Iturriaga dietro da Busignani, il lancio alla ricerca dell'ex calcettista della Lazio. Troppo lungo però, riparte Bitonto con Diana Santos al piccolo trotto, la brasiliana va da Cenedese, Pernazza si muove a destra,
ancora Cenedese, Lucileia fa perno, prova a smistare, trova Pernazza, bella l'apertura verso Diana Santos, chiusura da parte di Ricottini, bella azione quella del Bitonto. Quando siamo vicini al quinto minuto di gioco, Cenedese dentro il pallone, chiede l'angolo il pubblico bitontino, invece l'arbitro segna la rimessa, intanto ancora Lucileia e ancora Ricottini, la risposta di Ricottini sulla conclusione di Lucileia che aveva rubato un altro importante pallone. Busignani va ad allungato, Iturriaga, la palla non passa, ancora Diana Santos, Lucileia è pronta a partire, Cenedese attende, Lucileia va a centrale, da Cenedese si gira, trova le gambe di un'avversaria, può ripartire Andreasi che è entrata in questo momento sul parquet. Diana Santos, Cenedese, Lucileia. Cominciato bene questa gara Lucileia, la numero 10 del Bitonto. Pronta Cenedese, errore nella gestione di questa rimessa laterale, poi Turriaga, fuori Turriaga, dentro Milena Gasparini, Busignani, Milena, giro palla della Granzette, sterzata, prova la giocata la nuova entrata, una delle poche facce nuove nella Granzette rispetto all'anno scorso, arrivata da Cagliari. Tanto Pernazza che ora esce, lascia il posto a Taina Santos. Busignani, Milena va da Andreasi, Busignani, Lucileia nel cerchio del centrocampo, tocca questo pallone. 7 minuti sono passati, 1-0 Bitonto che con Pernazza è passato in vantaggio questo primo tempo. Busignani cerca e trova Milena, ancora Busignani, Andreasi, si chiudono attorno a Longato le bitontine, ancora Milena, fa fatica ad arrivare sulla tre quarti il Granzet, si chiuso bene il Bitonto, intanto Taina Santos la giocata va verso Pezzolla, entrata anche lei sul terreno di gioco, Pezzolla, Diana Santos si ferma, pressata da Busignani, costretta a tenere il pallone, alla fine rischia e il pallone va al Granzetta, prova Busignani, la risposta di Tardelli. Una delle più in palla della partita, Busignani riuscito a trovare una conclusione non facile, forse Tardelli non ha visto neanche
partire il pallone, si è allungata di istinto, è riuscita a mettere il pallone sul fondo. Estremo difensore brasiliano dalla Bitonto. Corner Granzette, palla dentro, non arriva a destinazione, Longato era lì a centro aria, attendeva questo passaggio, poi Milena dalla distanza, palla alta sulla traversa, Tardelli, Lusileia, entrata Filomena Otmani sul terreno di gioco. Otmani, Taina Santos, Lusileia corre sulla sinistra, ancora Lusileia, sterzata, salva quasi sulla linea Granzette con Longato. Longato braccata da Otmani, poi il pallone verso Busignani, ancora una conclusione della numero 15, la palla termina fuori e allora riparte Bitonto con Taina Santos. Otmani, braccata, entrata Troiano su quel pallone, ancora Taina Santos, si deve girare, tira a distanza l'avversaria Lusileia, poi Pezzolla tocca, rimessa laterale, rifiata un po' Busignani, dentro al suo posto Iturriaga, Milena, Iturriaga sbaglia questo lungo linea, dentro anche Nancy Lott, l'olandese, prima rete per lei due giornate fa, quel di Giovinazzo, qui a Giovinazzo contro il Biceglie nel derby. Derby, tanto occhio proprio a Nancy Lott, l'uscita da parte di Ricottini, per l'arbitro non c'è il fallo, c'è stato il tocco del portiere di Granzette. E poi la scivolata di Nancy Lott che strappa gli applausi del pubblico sulla ripartenza delle calcettiste di questa piccola cittadina, o meglio è una frazione di Rovigo, infatti la squadra gioca al San Pio X di Rovigo. Intanto la conclusione da parte di Iturriaga. Gioca a Rovigo una squadra che è stata promossa in Serie A 2 anni fa. Iturriaga, Troiano, il pallone è uscito, la rimessa sarà per il Bitonto. Quando stiamo per superare il 10° minuto, siamo praticamente a metà di questo primo tempo, il risultato non è cambiato, 1-0 per il Bitonto, decide fino a questo momento il gol di Pernazza. Nancy Lott dietro da Tardelli, ancora Tardelli avanza, cerca Taina Santos, lungo il pallone, lungo anche per la brasiliana, autrice di due gol e in tutto sono 7 in questo campionato per Taina dos Santos. Tanto dall'altra parte Tardelli ci mette il piede sulla conclusione di Troiano, si è fatta trovare pronta Gabi Tardelli. Iturriaga, la palla termina fuori, ancora Bitonto, riparte Taina Santos su quella corsia, la bomba di destro di Taina Santos disinnescata dalle mani di Ricottini, poi cerca il pallone da Otmani, non si intendono le due, tanto si fa sentire il palapanzine di Giovinazzo.
Filomeno Otmani, Daniel Pallone, Iturriaga. Troiano anticipa Otmani e va alla conclusione, respinge Ricottini, era lì Pezzolla. Troiano, ancora Otmani, un altro gran recupero della calcettista ebolitana. Taina Santos, Otmani riesce a riconquistare il pallone, la gran Zet qui con Troiano, pallone è uscito. Troiano, passati 5 secondi, allora cambio colore di questa rimessa. Dall'altra parte Pezzolla. Pressing Bitonto sul lungato, Nancy Lott, poi Iturriaga, prova a uscire la formazione veneta, lungato con il petto, bella giocata, lungato, Tardelli ancora lì, un muro, Gabi Tardelli. Spider Gabi Tardelli, come è ormai conosciuta qui a Bitonto, come l'aveva ribattezzata. Intanto occhio all'errore proprio di Gabi Tardelli, un pallone sporco, e il gol di Iturriaga che esulta. Pallone sporco che è passato tra le gambe di Gabi Tardelli. Pareggio della Gran Zette con Sara Iturriaga. Nancy Lott, Diana Santos, Taina Santos, pallone conquistato da Pezzolla che va al tiro con il mancino. Taina Santos, Diana Santos, ancora Pezzolla, converge, va verso il centro, ancora la conclusione, palla fuori, c'è il timeout. 1-1 quindi tra Bitonto e Gran Zette, al gol di Chiara Pernazza su assist di Lucileia ha risposto Sara Iturriaga, sesta rete per lei in questo campionato. Iturriaga che è alla seconda stagione con il Gran Zette, anzi alla terza, perché è tra le calciatrici calcettiste che faceva parte del gruppo promozione, ex calcettista di Kickoff e Real Grisignano. Parte allora 1-1 dopo il timeout. Iturriaga, da Rocha, rientrata in campo la brasiliana. Diana Santos lotta su questo pallone, arrivano in due. Iturriaga riparte, la sterzata, cioè vicino Busignano. Ancora il pallone lì e Tardelli ci mette una mano. Sulla conclusione di Lisian Busignani, Lucileia, Cenedese, prova a scavare questo pallone. Cenedese, il pallone poi è uscito, la rimessa laterale per il Bitonto, c'è stato il tocco
di una giocatrice della Granzette, Diana Santos. Si alza Tardelli, va da Lusileia, protegge il pallone Lusileia, si deve girare, lo fa, calcia col mancino, trova Ricottini. Dall'altra parte da Rocha, ancora punta Taina Santos, la scivolata della brasiliana. Annulla lo spunto di Da Rocha. Rimessa laterale per le venete quando mancano 6:35 alla fine di questo primo tempo, 1-1 il parziale. Da Rocha è brava Cenedese a rubarle il pallone, ancora Cenedese, calcia col mancino addosso di Turriaga. Rimessa laterale per il Bitonto. Dall'altra parte la squadra di Marcio Santos, che ormai è a 2 vittorie consecutive. Cenedese, Lusileia appoggia verso Taina Santos, dietro Lusileia col tacco, Diana Santos cerca Taina Santos che effettua una giocata, una rabona. Ancora Diana Santos, Taina Santos, altra giocata, e ci ha abituati molto bene Taina Santos. Conquista un corner Diana Santos, Taina Santos, il pallone rimane inchiodato all'interno dell'area di rigore, poi spazza Busignani, anzi era Longati. Cenedese, Diana Santos, Lusileia, la pressione di Turriaga, ancora Lusileia, pressione Granzette che funziona, pallone recuperato, allora Da Rocha, poi il pallone largo verso Longato, l'idea era di Iturriaga, troppo lungo, Tardelli dall'altra parte, Lusileia tocca di testa Busignani che mette in laterale, rimessa laterale per il Bitonto. Fuori Longato, dentro Andreasi per Granzette, palla verso Lusileia. Poi prova a girare questo pallone Cenedese, la palla termina lontana dallo specchio. 5:20 alla chiusura del primo tempo. Busignani, Milena sbaglia il passaggio in orizzontale verso Iturriaga. Rimessa laterale per Bitonto. Diana Santos dentro per Lusileia che aggancia col piattone. C'era il disturbo da parte di Milena. Busignani, ancora Busignani, Iturriaga, Busignani, Milena, fa girare il pallone la formazione veneta, ancora Iturriaga. La lotta è fisica con Diana Santos, anzi è Da Rocha. Palla recuperata da Milena. Busignani, vada Da Rocha che deve girarsi. Lusileia, ancora un corpo a corpo. Questa volta la spunta Lusileia. E allora riparte Bitonto con Chiara Pernazza, Diana Santos, poi Lusileia, Da Rocha va a riprendersi il pallone, ancora Da Rocha, mette il pallone fuori, però lì c'è Cenedese, prova la giocata Diana Santos, il pallone rimane lì. Dall'altra parte occhio a Busignani, tentenna troppo, libera Bitonto, l'occasione poteva essere pericolosa su questo rilancio di Ricottini. Era davanti a tutti Lisian Busignani, era in Puglia a Bisceglie
le due stagioni prima di giocare nella Lazio, tra l'altro 21 gol nella stagione 18-19 per Lisian Busignani. Tanto occhio al Bitonto che rischia un po' lì nella propria metà campo, a ridosso della porta difesa da Tardelli. Milena, partita Busignani, preferisce andare da Andreasi, poi Andreasi ha cercato ancora Lisian Busignani, pallone lungo e impreciso. Iana Santos, Cenedese per Nazza, disturbata da Busignani, poi Lusileia apre a destra per Pernazza. Era buona l'indicazione, apprezzata anche dall'ex calcettista della Salinis. Anzi, della Ragusa. Intanto si fa sentire, e come che si fa sentire, mister Marzuoli, colpi di schiaffi sulla balaustra, prova a richiamare l'attenzione delle sue. Bitonto che però non riesce a gestire questo pallone, allora Granzet che esce con la numero 15, Busignani. Cenedese, il pallone è stato toccato dalla italo-brasiliana e allora possesso che rimane per il Granzet troiano. Va da Milena, poi Iturriaga, ancora troiano, recupera il pallone Lusileia dall'altra parte. Diana Santos deve correre per recuperare la sfera. Cenedesi al centro, Lusileia ha buoni ritmi di questa gara che si sta avviando alla chiusura del primo tempo. 2:21 alla sirena di metà gara. Arriva il time out intanto, chiamato da Marzio Santos. Una bella gara, quella che vi stiamo raccontando per la nona giornata del campionato di Serie A femminile, sempre su Futsal TV, la casa del Futsal di Serie A. A breve l'intervallo con il terzo tempo natalizio organizzato dal Bitonto, in modo per festeggiare tutti insieme il Natale, per promuovere i sani valori di questo sport. Si fa sentire intanto con le sue ragazze mister Gianluca Marzuoli, classe 70, lui è abruzzese, è in Abruzzo con Pescara, Montesilvano e Montesilvano femminile, ha raggiunto risultati più importanti, è stato anche panchina d'oro nel 2018, nel 2019, proprio a sottolineare il lavoro svolto nonostante fosse all'esordio con una squadra femminile. Pernazza va da Diana Santos, poi Lusileia, la bomba di Mancino, c'è ancora Ricottini. Dall'altra parte a spazio Iturriaga, ancora Iturriaga, Diana Santos rinviene, va a braccarla e gli chiude lo spazio per andare a concludere. Ha cercato di spostarsi il pallone sul Mancino, Iturriaga. Attenta Diana Santos. Iturriaga. Prova a far palleggiare questo pallone Milena, non riesce però a tenere viva la sfera. Diana Santos, Pernazza,
ancora Diana Santos, partita cenedese, palla su Lusileia, c'è Turriaga su di lei, il fallo di Turriaga è il primo fallo di questo primo tempo, arriva praticamente a 1:21 dalla chiusura della frazione. Gara anche sostanzialmente corretta quella tra le due squadre che si trovano lì a ridosso dei primi posti. C'è Pernazza fuori dal perimetro, palla su Cenedese, c'è la deviazione, ci è sembrato di averla vista, infatti anche il direttore di gara numero uno, il signor Mancuso di Lamezia, visto la stessa cosa. Diana Santos, la traversa di Diana Santos col destro, palla quasi sull'incrocio, ancora Diana Santos, palla dentro per Nazza, quasi la fotocopia dall'altra parte speculare del primo gol, il pallone dentro per Nazza, scivolata questa volta però Ricottini, c'è e blocca l'iniziativa della giovane calcettista della Bitonto, da Roccia. Iturriaga, Andreasi, ancora Andreasi, supera Pernazza, Andreasi dietro, il pallone piazzato da Troiano. Non c'era la deviazione, allora Tardelli, palla per Diana Santos, altri 20 secondi, Cenedese avanza, Cenedese si accentra, la sterzata da Cenedese, Lusileia dietro per Diana Santos, 15 secondi, Pernazza dentro ancora Lusileia, poi Cenedese, sono 10 secondi che mancano, Troiano recupera il pallone, c'è il fallo e il giallo per Cenedese a 7 secondi dalla chiusura dal primo tempo. Palla lanciata in aria, costretta, lanciata verso la porta, difesa da Tardelli, costretta a metterla in angolo, era un po' insidiosa la sfera, scesa, preferito non rischiare, Gabi Tardelli. Palla dall'altra parte, Iturriaga si coordina con il mancino, palla fuori, manca un secondo. Palla lunga, la sirena che decreta la fine di questo primo tempo. 1-1 tra Bitonto e Granzette. A Pernazza ha risposto Iturriaga. Noi ci risentiamo per i secondi 20 minuti della partita. E allora si riparte 1-1 tra Bitonto e Granzetta, secondo tempo tra le due squadre, a Giovinazzo, intanto Lusileia, subito l'azione per il Bitonto con Lusileia, provato col mancino, la brasiliana, vantaggio subito del Bitonto nel primo tempo, recuperata dalla formazione veneta con la rete di Sara Iturriaga, la spagnola. Pallone un po' sporco che è passato tra le gambe di Tardelli. Rimessa laterale per Granzette. Iturriaga alza la sfera verso Da Rocha. Pernazza.
Diana Santos, poi Cenedese riparte con lo stesso starting five. Il Bitonto del primo tempo, tra l'altro dimenticavamo di dirlo in avvio di gara, infortunio per la formazione veneta. Pereira, fortunatasi allo zigomo nel riscaldamento dell'ultima gara. Intanto occhio a Troiano, dentro il pallone da Rosa, non arriva l'appuntamento con il gol. Dicevamo Pereira infortunata, è stata operata, quindi tornerà in campo l'anno prossimo. Rimessa laterale, dialogano da Rocha e Diana Santos, chiedeva la rimessa la calcettista del Granzette, prova Lucileia dall'altra parte, poi da Rocha, arpione il pallone dall'altra parte, Busignani troppo lungo, il pallone per la brasiliana, la italo-brasiliana Lisiane Busignani, due gol per lei in questo campionato. Lucileia, Pernazza, Diana Santos, Lucileia di testa verso Cenedese, il pallone buono Cenedese, la palla viene rinviata da Busignani. Due a uno, Bitonto, mezzo pasticcio da parte di Busignani. Cenedese ha scavalcato Ricottini con un pallonetto, poi nel tentativo di rinviare il pallone, di salvarlo, colpito la traversa, la parte inferiore della traversa, il pallone è entrato in rete, quindi sorpasso del Bitonto. Lucileia, palla verso Pernazza, pallone sfugge al controllo di Chiara Pernazza, la rimessa laterale per il Granzette. Busignani, poi da Rocha, Busignani di corsa, va a colpire la traversa, si fa subito perdonare. Busignani ha raccolto un pallone davvero difficile, corso con tutto il fiato che aveva, sull'assist di da Rocha, colpito incrociando la traversa. Subito emozioni in questa ripresa, 2-1 Bitonto, ma vicino al 2-2 il Granzette con questa traversa colpita da Busignani. Intanto deve fasciarsi il braccio, forse non era solida la fascia di capitano attorno al braccio di Tardelli. Iturriaga, Busignani, da Rocha, recupera il pallone Lucileia, Iturriaga dentro per da Rocha, Busignani prova a calciare, poi da Rocha un flipper dall'altra parte, Cenedese deve provare a raggiungere questo pallone, non ci riesce, copre Ricottini. Troiano, Iturriaga, da Rocha, la tiene, prova a tenerla Diana Santos, poi c'è stato uno scontro tra Troiano e Gabi Tardelli, che è finita malamente sul parquet, portiere brasiliano. Vediamo, arbitro ha solo
parlato con Troiano senza estrarre nessun cartellino, anche perché l'intervento di Troiano non era assolutamente volontario. Diana Santos intanto verso Lucileia, la giocata di Lucileia, prova a sterzare, rimane lì Lucileia, rimane a terra Lucileia. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico del Bitonto per la campionessa brasiliana, che ha fatto una cosa meravigliosa, poi è finita a terra dopo aver forse messo male una gamba. Subito lo staff medico. Cercare di medicare la calcettista brasiliana. Vediamo se ce la fa a rimanere in campo. Si rialza Lucileia, zoppica vistosamente, ma va da sola verso la panchina, incoraggiata dal pubblico di Fede Bitontina. Fuori Lucileia, dentro Filomena Otmani. Vediamo se la numero 10 rientrerà sul parquet. Diana Santos, Gabi Tardelli, Nancy Lott, pallone recuperato da Tardelli. Diana Santos, Filomena Otmani, palla recuperata da Roscia, poi Nancy Lott, si lotta su ogni pallone, Cenedese, Diana Santos, ancora Cenedese, va da Nancy Lott che riesce a far passare questo pallone, da Roscia, Longato, prova la conclusione, Nancy Lott. Cenedese, Diana Santos allunga, Nancy Lott la sgroppata con Bisignani, riesce a calciare, applausi del pubblico per Nancy Lott. Bisignani sbaglia, allora Nancy Lott ancora, anzi Cenedese dietro per Diana Santos, Otmani, Diana Santos, poi Longato, cercato di arpionare questo pallone, non c'è riuscita, Cenedese, Diana Santos, Nancy Lott, spalla alla porta, si gira, davanti a lei Iturriaga, Diana Santos sbaglia il passaggio, Otmani recupera il pallone, poi calcia, non benissimo, Filomena Otmani, brava nel recuperare, meno nel concludere la rete, la palla termina lontano dallo specchio, da Roscia, sgancia Longato, Diana Santos lì in mezzo, mette ordine, dall'altra parte Cenedese insegue il pallone, uno contro uno con Longato, Longato protegge il pallone, ma è bravissima Cenedese che trova la rete, del 3-1, ancora Bitonto, Carolina Cenedese. Gol voluto, cercato e trovato da Carolina Cenedese, ha inseguito quel pallone, è riuscita a recuperare la sfera che era praticamente in possesso Granzette, poi ha trovato anche la traiettoria giusta dall'altra parte, Gabi Tardelli
va ad evitare anche da Roccia, poi Longato evita che la palla arrivi ancora sui piedi dell'Italo brasiliana, che ora va a prendersi un altro pallone, e l'applauso del pubblico di Giovinazzo. Da Roccia dietro il pallone per Buzignani, Iturriaga, Andreasi, da Roccia, la bomba di Iturriaga, c'è Otmani lì davanti, ancora Iturriaga, la spagnola cerca e trova da Roccia, lo scarico per Andreasi, brava Carolina Cenedese, questa frazione la migliore in campo, ancora Iturriaga, Otmani gli strappa via il pallone, partita Cenedese sulla mano di Ricottini. Fuori Cenedese, autrice di una gran bella frazione di gara condita dal gol e da tanto coraggio, da tanto cuore, tanta abilità. Diana Santos, palla verso Nancy Lott, poi dentro Chiara Pernazza, ancora Pernazza, tiene il pallone, va da Nancy Lott, trova lo spiraglio giusto, Pernazza prova ad aprire a sinistra verso Otmani, fuori da Roccia, Iturriaga, palla facile per Gabi Tardelli, Chiara Santos, Chiara Pernazza, ancora Chiara Santos, partita Nancy Lott, vediamo se tiene il pallone in campo, non ci riesce. L'olandese ha spinto per cercare di recuperare questo pallone, niente da fare, dall'altra parte Andreasi, Iturriaga sbaglia con un po' di leggerezza qui la spagnola, poi Diana Santos, Otmani, buona la conclusione, quando si è fatta chiamare in causa Otmani ha sempre risposto presente in questa partita la calcettista ebolitana. Milena, Buzignani, fuori misura il passaggio, rimessa a Bitonto, Diana Santos, dietro c'è Pernazza, palla che viene recuperata dalla calciatista siciliana, ancora Pernazza vicino da Gabi Tardelli, la svirgola verso Nancy Lott, buono il pallone, Nancy Lott si gira, Pernazza dall'altra parte, arriva sulla corsia di sinistra, Pernazza prova a cercare la traiettoria del tiro, la traiettoria giusta per calciare, palla che esce non di tanto alla sinistra di Ricottini. Siamo quasi alla metà di questo secondo tempo, 11:38 alla fine della frazione. Troiano, poi Milena, Troiano, ancora Troiano, Diana Santos, altro ottimo recupero di Diana Santos, allontana la centrale, lo diceva Marzio Santos prima della partita, cerchiamo di neutralizzare l'attacco, di limitare l'attacco del Granzette. Fino a questo momento il Bitonto ci sta riuscendo molto bene, concesso una rete alla formazione veneta. Milena, Buzignani, vorreggiare la palla, ma Otmani ancora una volta molto molto attento, dall'altra parte Nancy Lott
palla contratta da un calcio di testa del Granzette, rimessa laterale per Bitonto. Pernazza si avvicina al pallone, pronta a rimetterlo in gioco. Chiara Pernazza, palla verso Nancy Lott, ancora Pernazza, gira verso Diana Santos, Diana Santos ha davanti a sé Troiano, Diana Santos dall'altra parte per Filomeno Otmani, si porta avanti il pallone, muro di Ricottini. Diana Santos, Otmani prova a calciare, tiene il pallone basso con la suola Ricottini. Corner, l'arbitro però segna la rimessa alla Granzette da Roccia, davanti vicino a lei c'è Otmani che la contiene, rimessa laterale Bitonto, si era portato la palla fuori da Jan da Roccia. Pernazza dall'altra parte, buono il pallone per Otmani, Otmani cerca la conclusione, schermata poi Diana Santos, butta il pallone sul soffitto. Abbiamo superato il decimo minuto, dentro al posto di Otmani torna Carolina Cenedese. Busignani, da Roccia lascia sfilare, ancora da Roccia, Milena, Troiano, dall'altra parte ancora Carolina Cenedese, la palla lambisce il palo lontano rispetto a Ricottini. Ricottini. Iturriaga, Carolina Cenedese, la palla ancora calciata dalla Cenedese, termina vicino alla porta difesa da Ricottini, ancora Carolina Cenedese. Intanto è rientrata sul terreno di gioco anche Taina Santos. Anzi è Pezzella, scusate. Maria Grazia Pezzolla entra ora sul terreno di gioco col numero 11. Cenedese, Diana Santos, braccata da Roccia, Tardelli butta avanti il pallone, prova a pressare il Granzette alla ricerca del pareggio, distante due gol. Longato, attenta Pernazza, poi Pezzolla, Milena, rispetto da Roccia, partita Busignani, con calma Cenedese, poi Diana Santos, ancora Cenedese, riceve il pallone, buono 1-2, Diana Santos dall'altra parte per Pezzolla. Cenedese, Pezzolla, c'è Pernazza, sbaglia però il passaggio, ha cercato un filtrante un po' più complesso, Pezzolla,
Longato. Pernazza, Longato dietro da Ricottini. Ricottini cerca qualcuno lì davanti, da Rosa lascia sfilare. La carica di Turriaga. Pezzolla. Otmani. Pallone è uscito, la rimessa è per il Bitonto. 7 minuti ancora da giocare. Via Giovinazzo, buona giornata, ultima gara del 2021. Ottimo recupero del Granzetto, la parata di Tardelli, che anche qui ci mette le mani sulla conclusione di Busignani. Dall'altra parte Cenedese, Otmani, Diana Santos. Cenedese partita, o stava per partire Diana Santos, poi Otmani riceve il pallone dall'altra parte, è troppo lungo e allora la rimessa e per Granzette. Da Rosa, cercato lo scambio con Iturriaga, la spagnola però non ha raccolto questo pallone. Qualche errore di troppo in questa fase della partita, squadre anche un po' stanche. Cenedese, da Rocha a prendersi questo pallone e poi la corsa di da Rocha. Il pallone è uscito, c'è il time out chiamato dalla panchina della Granzette. ...5-51 alla fine della partita, 3-1 il parziale. Le reti fino a questo momento sono state segnate da Pernazza per il Bitonto, poi il pareggio di Iturriaga. E poi subito Bitonto con altre due reti. Chiusura Carolina Cenedase. Partita importante anche in virtù della posizione in classifica delle due squadre, pagliate a 16 punti prima ovviamente della gara odierna. Rientrano le squadre in campo con il Bitonto già sul parquet, è sceso ora anche il Granzette. Portiere di movimento, questa è la scelta emersa dal time out per mister Marzuoli, con Longato che veste la maglia bianca. Cercare di recuperare questa partita, l'uscita di Gabi Tardelli che prova lei direttamente, il pallone dall'altra parte, sfera che termina al lato, provato Tardelli, tra l'altro portiere dotato di un bel piede, quindi quando può ci prova Gabi Tardelli. Iturriaga, poi Troiano, palla dietro di Longato, la palla rimane lì, prova Cenedase sulle mani di Turriaga, si gioca per il vantaggio Otmani, le mani di Turriaga erano anche in protezione del volto, quindi diciamo che l'arbitro non ha fischiato anche per questo. Torniamo
alla partita con Iturriaga. Longato. Giro palla della Granzette. C'è un fallo a favore della Bitonto. Colpita Pernazza che si rialza. Palla lunga a sinistra, questa volta come giocatrice aggiuntiva sceglie da Roccia Marzuoli, maglia bianca. Bisogna recuperare il pallone, Nancy Lott, Otmani, deve girarsi Otmani, ancora Otmani, preferisce manovrare il Bitonto, palla recuperata da Troiano, ancora Otmani, rimane in porta da Roccia Diana Santos, Otmani, Cenedese, ancora Cenedese, Pernazza dietro per Diana Santos, palla deviata. Niente cambio con Ricottini, rimane lì tra i pali da Roccia, Diana da Roccia. Cenedese, bello il tocco, Pernazza per Otmani, tiene largo Otmani, Filomena, Otmani di fisico e poi di destro, il gol del 4-1. Filomena Otmani, ancora lì, ancora la calciatista ebolitana è stata molto brava innanzitutto a tenere il pallone, è difficile, se l'è conquistato con il braccio, o meglio con, tenendo il braccio, con il braccio a distanza dall'avversaria, poi ha scaricato, niente da fare per da Roccia. Dall'altra parte Granzette prova proprio da Roccia con il mancino, la palla deviata, sarà corner, 3-0-7 alla fine della partita, è uscito il pallone, la rimessa sarà del Bitonto che ora con questi 3 gol di vantaggio può respirare un po' di più. Tardelli, palla lanciata dall'altra parte, Ricottini subito lascia il campo, anzi no, aspetta un attimo, intanto Busignani. Milena, Busignani, ancora Milena, poi Iturriaga, palla dentro verso Troiano, allontana Filomena Otmani, una delle migliori quest'oggi, Filomena Otmani. Palla dentro per Pernazza, ancora Pernazza, tiene il pallone, Pernazza, pallone uscito, l'ultimo tocco è Veneto e allora la rimessa laterale sarà pugliese. Pernazza, pallone raccolto da Otmani, poi Diana Santos, manda a vuoto. Troiano, Pernazza, ancora Cenedese, Diana Santos, da Roccia, qua fa un mezzo miracolo, va ad arpionare il pallone con la mano, ancora Bitonto, Pernazza addosso a da Roccia, doppio intervento
della brasiliana. In questo momento portiere della Gran Z, Diana Santos con la coscia, poi dietro il pallone Pernazza, Tardelli dentro, Pernazza, Otmani, ultimo tocco di Milena. 1:27, un minuto e mezzo alla fine della partita, 4-1. Prendono la strada di Bitonto i tre punti di questa nona giornata. Diana Santos pressata, Tardelli, poi Iturriaga tiene il pallone, Busignani si distende, Tardelli, e va ad arpionare questo pallone da Roccia, ci prova lei, attenta ancora l'estremo difensore della Bitonto, alza il pallone sulla traversa. 1:08, Iturriaga da Roccia con l'esterno, la palla riconquistata dalla Bitonto, un flipper a Milena, prova a sbrogliare, poi il tiro di Iturriaga, la deviazione di Otmani, corner, ultimo assalto del Gran Zette, prova ancora Milena, palla deviata, ancora calcio d'angolo di Iturriaga, da Roccia dentro c'è Tardelli che va al rilancio, allontana il pallone, 47 secondi ancora da giocare, Iturriaga si fa sotto Pernazza, Iturriaga va da Milena, poi Iturriaga, Busignani, ancora Iturriaga, Busignani, Otmani torna sul pallone, Iturriaga lo spazio per calciare, preferisce andare vicino e dentro per Troiano, Pernazza in tresso di lei per recuperare questo pallone, Troiano calcia, palla deviata, sarà ancora corner per il Gran Zette. Iturriaga, palla deviata, poi la conclusione di Busignani, 6 secondi ancora, allora chiamano le calcettiste del Bitonto al tifo, tutto il palazzetto, un dolce Natale per il Bitonto che porta a casa ancora una vittoria. Via Tardelli, arriva il fischio finale, 4-1 qui al Palapanzini di Giovinazzo, apre Pernazza, poi il pareggio di Iturriaga, il 2-1 autorete di Busignani, poi Cenedase e Otmani per chiudere i conti, 4-1, Bitonto che vola a 19 punti. Finisce qui la partita e noi ci risentiamo ovviamente per il grande futsal di Serie A, sempre su Futsal TV, ma nel 2022.